Le zanzare, che quest'anno hanno davvero fatto temere il peggio, sono state al centro di un progetto educativo regionale promosso da ARPAE Emilia-Romagna. 386 studenti delle scuole elementari e superiori le hanno monitorate per diversi mesi. Risultato, le zone più infestate sono quelle delle periferie e campagne, in primis Sarmato, Pittole e Montale. Il centro storico, proprio per la mancanza di verde, è stata la zona più risparmiata dal fastidioso insetto. Vi posso dire in generale che le zone del centro storico, per la loro conformazione, perché hanno poco verde, pochi pozzetti, hanno una minore quantità di zanzara tigre rispetto invece alle aree residenziali e alle aree, diciamo, artigianali produttive, ma proprio per la conformazione del territorio, maggiore presenza di verde e soprattutto maggiore presenza di focolai larvali, c'è un po' più di presenza di zanzare tigre. I ragazzi hanno duplicato l'attività che noi facciamo in maniera coordinata dalla regione per tutta la regione, l'hanno coordinata nei loro cortili delle loro case e nei cortili delle loro scuole per esercitarsi a vedere come si fa il monitoraggio e per, diciamo, vedere quante zanzare c'erano nel loro paese piuttosto che in un altro. L'iniziativa ha coinvolto 14 classi dei licei Gioia e Respighi e i ragazzi ieri in Sant'Ilario hanno presentato i risultati del loro lavoro. Ci è stato chiesto di allevare delle uova di zanzare appunto per cercare di capire in quali zone ce ne fossero di più, mentre in quali invece se ne riscontrasse di meno la presenza, e in base anche a trattamenti fatti o appunto alla prevenzione, ad esempio lasciare o no magari vasi di acqua o cose del genere. E ci è stato chiesto appunto in un bicchiere, abbiamo messo una listella che attirava le zanzare, sul quale poi si sono depositate le uova, e in questo modo abbiamo potuto contarle e ognuno poi ha raccolto i dati e abbiamo potuto capire in quali zone ce ne fossero di più, in altre meno. Le zone con più presenza sono in città, assolutamente, nelle campagne, però ovviamente dipende anche da quante persone ci sono e dalla presenza di acqua, assolutamente, mentre quelle meno sono quelle più in altitudine, come ad esempio, se non sbaglio, Ronco, dove non se ne sono quasi viste. Gli studenti hanno avuto a disposizione tutta la strumentazione necessaria per rilevare la presenza delle zanzare. I ragazzi hanno lavorato con i microscopi e quindi hanno contato tutte le uova deposte su queste listerelle nelle ovitrappole, ma serviva loro per apprendere un metodo e soprattutto per entrare nel merito di quanto possiamo fare per la lotta attiva contro la diffusione della zanzara. Piacenza, come tutta la pianura padana, ovviamente vive di due realtà forti, che sono le presenze in realtà di generi diversi di zanzare che portano diverse problematiche.